Don Matteo sta per tornare sul piccolo schermo con più di qualche novità. Dai personaggi al cast, cosa dobbiamo aspettarci in primavera? Siamo arrivati alla 14ª stagione di Don Matteo, una delle fiction più longeve del panorama televisivo italiano. Già dalla passata, Terence Hill aveva abbandonato la canonica di Spoleto, dando spazio all'arrivo di Raul Bova, Don Massimo, un personaggio che nel giro di veramente pochissime puntate non ha fatto rimpiangere il prete sui generis, sempre in sella alla bicicletta e con la voglia di mettere il naso negli affari dei carabinieri. Se il primo grande stravolgimento è stato fatto nella 13ª stagione, cosa ci aspetta nella prossima che andrà in onda, per 10 puntate, nella primavera del 2024? A parlare sono stati direttamente i protagonisti, specialmente Maria Chiara Giannetta, alias Anna, la capitana dell'arma, e Maurizio Lastrico, Marco, il pubblico ministro. I due, grandi amici anche fuori dal set, hanno confermato su un video sui social che ci saranno, anche se non per tutte le puntate, e come sempre gliene capiteranno di tutti i colori. Non saranno, quindi, al centro della scena che, invece, verrà rubata da altre new entry. Don Matteo 14, le novità della nuova stagione in onda primavera su Rai 1. A svelare la maggior parte degli spoiler su Don Matteo 14 è stato Bova che, in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ha detto che nella fiction, abbiamo un nuovo capitano e una nuova PM, oltre alla sorella di Don Massimo. E poi c'è Bart, protagonista di un caso di puntata che, però, vedremo anche nelle successive perché lui frequenterà la canonica. In merito a Bart, interpretato da Francesco Baffo, è un bambino con la sindrome di Down con il quale Don Massimo instaurerà un bellissimo rapporto. Lo stesso che si è creato anche tra i due attori quando la telecamera è spenta. Ma torniamo un attimo sul nuovo capitano, sulla nuova PM e sulla sorella del protagonista. A prendere il posto di Anna ci sarà Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea, che ha il compito di riconquistare Vittoria Guidi, Gaia Messerklinger, la pubblico ministero. A mettersi in mezzo, però, ci sarà proprio la sorella del parroco, Giulia, interpretata da Federica Sabatini, che ha un rapporto strano con il fratello, ma anche con la giustizia. Tra le conferme, ovviamente, quella del maresciallo Cecchini, Nino Frassica, della perpetua Natalina, Natalie Ghetta, e di Pippo, il tuttofare della canonica, interpretato da Francesco Scali.